nella prima puntata della nostra videovacanza. Siamo nel bel mezzo della campagna umbra, diretti verso Spoleto. Spolete? Fabio alla guida, il grande pilota di questa vacanza on the road. Ieri siamo stati a Orvieto. Fabio, dici un po' cosa pensi di Orvieto? Beh, penso che... e quindi... allora, che dire, Orvieto in pillole? In pillole, sì. Va bene, mi ha molto impressionato il fatto che sia arroccata sulle nuvole e quindi grandi cinque altissimi a quel Cipredella, che era quello là che ha fatto tutta la fortificazione, perché era veramente un godimento vedere qualcuno che voleva tipo invadere questo borgo. Era impossibile, perché ha fatto proprio le cose fatte bene. Poi i sotterranei underground molto interessanti, e non vi si è dato una lira, ma in realtà valgono. E poi soprattutto il pozzo di San Patrizio, divertente la situazione, la configurazione a spirale, di modo che chi scende non incontra chi sale, quindi molto in sintonia col pro-covid. E quindi praticamente quando è avvenuta questa cosa, quelli del pozzo dicevano: sti cazzi, in definitiva a noi qui non c'è stato mai un assembramento, e quindi molto interessante. Ieri abbiamo mangiato in un posto molto buono, e il girarosso del buon gustaio, molto spartano, però panorama su Orvieto by night, e poi da mangiare molto buono. Io ho mangiato delle cose veramente buone e basta. Allora, io vorrei anch'io dare il mio commento su Orvieto. Allora, Orvieto bellissima, soprattutto vista da fuori, cioè arroccata su quella roccia tufacea. È molto suggestiva vedere il Duomo che spicca praticamente quando lo vedi. Ah, vabbè, lontano. Poi chiaramente, scusa se ti interrompo, collega, il Duomo, chiaramente, che come dice un mio amico che mi ha mandato qualche consiglio, mi ha detto: calcola che veramente il Duomo di Milano gli spiccia a casa. Ed è vero, perché comunque il Duomo è veramente molto 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 bello, c'è da dire che ne vale la pena. Allora, il Duomo vale sicuramente la pena, e soprattutto per la Cappella Brizio, che invito tutti i nostri ascoltatori che ci vedranno sul nostro canale YouTube ad andare a visitare, perché che c'è Il giudizio universale di Luca Signorelli, che è veramente molto suggestivo, molto affascinante. Dopodiché simpatico anche il Pozzo di San Patrizio, ma una felice sorpresa che vi invitiamo ad andare a visitare quando andrete nei pressi di Orvieto è Rocca di Pesena, che è un paesino, direi quattro case fatte tutte di tufo, ma tenute benissimo, quindi è molto caratteristico questo piccolo borgo, ed è detta la città delle rose, il paese delle rose, perché è pieno di roseti. Una signora molto gentile ci ha anche fatto entrare nel suo quello privato di casa sua. Era molto low profile, perché siamo a agosto, ma se si dovesse immaginare di vedere questo roseto a maggio, vi dico, sarebbe uno spettacolo secondo me molto molto interessante. Sì, è vero, un posto clamoroso. Penso che chiunque, sì, verso maggio, verso i primi caldi, penso che veramente potrebbe essere una cosa esagerata, perché era veramente un buco con sei case, mille gatti, però belli, tutti con gli occhi cimurrosi, però veramente bello, 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 bello. Robertona, sempre classica, proprio occidentale de merda, aveva detto: ah, vabbè, qua sei un baretto, un cocktailino. E io ho fatto: no, invece deve essere proprio così, cioè qui ci deve stare il locals, ed è veramente veramente bello, con tutte queste rose. E poi ci sono pure i nomi di tutti i tipi di rose. Era bellissimo adesso che era scarno. Io penso, quando fiorisce tutto, deve essere uno dei posti più belli sicuramente in Italia. Quindi promosso a pieni voti. Anche promossi i sotterranei di Orvieto Sotterranea. Bello. Sono in realtà delle grotte scavate sotto, diciamo che potevano essere scavate nelle rocce di tufo su cui poi alla fine è costruita, di pozzolana, su cui è costruito Orvieto. Molto simpatico il giro, perché non è una cosa lunghissima, non è che uno si deve immaginare che va a fare la speleologia, però è molto caratteristico, perché vedi insomma la ragione per cui costruivano queste grotte, che ci mettevano dentro, cioè levavano i colombi, perché così se li mangiavano nei momenti di carestia, ed erano carne facile. Forte, sì, sembrano tutte nicchiette, uno pensa subito che ne so, ci stanno dentro i sottaceti o gli occhi delle persone sott'olio, e invece c'erano questi colombacci, piccioni anche, che praticamente fornicavano, si riproducevano, quelli entravano, prendevano a piene mani,
piano mani mangiavano proteine e quindi si mettevano enzima, si mettevano dentro, mangiavano e quindi potevano tranquillamente essere super assediati intorno, perché loro si chiudono a riccio e c'erano questi colombacci. E poi tra l'altro pure il pozzo di fondo c'ha un suo perché chiaramente andavano a pescare sotto nelle falde, perché l'unica problematica veramente di sto posto era il fatto che non c'era acqua e quindi dovevano andare a pescare sotto. Quando apprende l'acqua, secondo me è proprio brutto, ma proprio brutto brutto. A me mi è venuto in mente subito Alfredino, pure se è brutto dillo, ma Alfredo Rampi mi è ritornato in mente, perché profondissimi uno doveva scendere con dei rampini e andare a prendere l'acqua, ma roba dei 40, 50, 60 metri al buio. Allora loro ancora si chiedono come facevano ad andare giù senza luce, quindi regà, proprio l'ansia. Comunque ci sono arrivati fino a oggi e noi siamo qui tutti azzimati con la macchina, con i telefonini a dire le cazzate. Esatto, e okay, per concludere adesso siamo diretti verso Spoleto, dove vedremo, diciamo, faremo un altro giro, vi aggiorneremo alla fine della giornata. Ma volevo soltanto dirvi, prima di chiudere, non dimenticate di visitare la nostra pagina Facebook, chiamami quando te la rivedi. Aspetta, ma poi riaggiorneremo a chi? Ma con chi stai a parlare? Con i nostri... Comunque, l'ultima teoria, spiegagli questa, spiega al nostro fedele e numerosissimo popolo che cos'è questa storia del ripeti la tua pagina. La pagina si chiama Chiamami quando te la rivedi ed è, diciamo, costruita con tutte le foto che le persone fanno in giro, i turisti fanno in giro, che non hanno assolutamente nessun significato e che secondo me, secondo noi, non si rivedranno mai nella vita, perché è una foto che non ha nessun tipo di, neanche di contenuto, di ricordo. Esatto. Perché fotografano delle cose che non hanno minimamente senso. Ricordo in Asia c'erano proprio i tramonti e noi stavamo dietro e questi fotografavano e noi dietro facciamo mamma mia, ma quando cazzo te la rivedi una foto così de una merda? Una foto che non hai nessuna ragione di rivederti mai nella vita. E quindi proprio. Come si chiama la pagina? La pagina si chiama Chiamami quando te la rivedi. Okay, mi raccomando, visitatela e popolatela anche voi di foto, soprattutto perché esiste voi. Poi esatto, non esiste, ma la chiederemo molto presto e la dovete popolare, perché la pochezza umana va documentata. Certo, in questo senso sempre. Ciao popolo del web e anche della tecnologia.